Ikikomori è un termine giapponese che significa letteralmente stare in disparte. Viene usato per fare riferimento a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, che possono andare da alcuni mesi fino a diversi anni, rinchiudendosi nella propria abitazione senza avere nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno. Parliamo di adolescenti intelligenti e senza problemi di rendimento scolastico con accentuata sensibilità e di giovani adulti che vivono una crescente difficoltà e demotivazione nel confrontarsi con la vita sociale, fino a un vero e proprio rifiuto della stessa. Un fenomeno che può avere varie cause caratteriali, familiari, scolastiche e sociali e che si prevede in forte aumento nei prossimi anni. Diventa quindi sempre più urgente riconoscere le persone coinvolte dal fenomeno, comprendere le dinamiche psicologiche di difesa che lo attivano e praticare azioni preventive e di aiuto. Di tutto ciò si è parlato stamani, 9 ottobre, vigilia della Giornata Mondiale della Salute Mentale, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, durante una tavola rotonda dal titolo Ikikomori, Salute Mentale e Rifiuto della Cura. Introdotta dal presidente della cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban, Carlo Noviello, ha visto il contributo, dopo i saluti istituzionali dell'assessore alle politiche sociali giovanili Paola De Roberto, del direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Salerno, Giulio Corrivetti, di Patrizia Palomba, coordinatrice regionale dell'associazione Ikikomori Italia, di Gaetano Di Mattia, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Caserta, della dirigente scolastica del liceo statale Alfano I di Salerno, Elisabetta Barone, e di Aldo Diavoletto, responsabile dell'unità operativa Neuropsichiatria, Psicologia, Infanzia e Adolescenza dell'ASL di Salerno. Ikikomori è il ritiro sociale, questa condizione che è nata intorno agli anni 80 in Giappone, che aveva una prevalenza negli uomini e negli uomini giovani adulti. Sta diventando sempre di più un problema diffuso negli Stati Uniti, in Europa, che riguarda, mentre prima il rapporto era di 4 a 1, 4 uomini per una donna, ora è sempre più in aumento nelle donne e sempre in età molto più bassa. Siamo in uno di quei tanti fenomeni che oggi sta affliggendo e avvilendo moltissimo la sfera degli adolescenti. Resta un problema più importante delle modalità con le quali noi stiamo interagendo col nostro ambiente, con gli stili di vita e con alcune abitudini, per cui istanze molto competitive, famiglie dove probabilmente c'è una particolare pressione sociale, varie condizioni di fragilità soggettive, anche in assenza, anzi per dire che il fenomeno è Ikikomori, è in assenza di altre patologie psichiatriche che inducono il ritiro sociale, quindi questa condizione di isolamento. Per dire che il fenomeno è questo, non ci deve essere depressione, non ci devono essere altre forme paranoidi, psicotiche, di altra natura. Laddove però il fenomeno, a furia di generare isolamento, è un fattore di rischio per altre patologie, anche quelle comuni. Qual è il problema? Qual è il problema che si sta scoprendo in associazione sempre di più, e qui allargo il campo, il problema della solitudine, dell'isolamento, sta diventando una delle caratteristiche che si associa ai disturbi d'ansia nei ragazzini, ai disturbi d'ansia nei giovani, giovani adulti e ai disturbi depressivi. Quindi è diventata proprio all'attenzione degli psicopatologi come una entità. L'ikikomori è un fenomeno che va compreso sulle istanze, diciamo, prevalentemente culturali e sociali, però per i quali i servizi sociali, i servizi psicologici e forme alternative a quel perimetro del domicilio vanno studiate per poter rimettere in un contesto di adattamento più adulto, più complesso e contrastare un fenomeno. Il fenomeno è comparso intorno agli anni 80 in Giappone e inizialmente sembrava peculiare di quella cultura e di quell'organizzazione sociale. Poi piano piano abbiamo notato il comparire di eventi del genere anche in Europa e in Italia. Per
probabilmente i cambiamenti della società hanno rappresentato un fattore causale. Questa società sta diventando probabilmente competitiva ed escludente come era un tempo quella del sollevante. Ci occupiamo tendenzialmente di ragazzi fino ai 18 anni, però questo fenomeno ovviamente compare relativamente presto. C'è stato un aumento per esempio dei casi di ansia sociale, quindi ragazzi che rifiutano la scuola. È stata veramente un'epidemia negli ultimi 10 anni, a partire dalle scuole medie, e quello è il prodromo degli hikikomori, il disturbo d'ansia sociale, i ragazzi che non reggono il giudizio e non reggono la competitività. Anche in Campania sicuramente il fenomeno è in crescita. A livello nazionale ci sono dei numeri un po' più definiti a livello nazionale, che sono intorno ai 150.000 come ipotesi, però sicuramente è un fenomeno molto nascosto, proprio per definizione, diciamo, perché questi ragazzi non emergono, non vanno dal medico, e la stessa cosa anche le famiglie, no? Hanno difficoltà a parlare dei loro figli. In Campania è sicuramente in crescita il fenomeno, non abbiamo ancora delle ricerche e dei numeri, delle stime precise, però sicuramente diciamo c'è un osservatorio costante, perché abbiamo diversi gruppi di genitori come associazione che seguiamo, sia a Napoli, sia a Caserta e sia a Salerno, ed effettivamente le chiamate aumentano sempre di più di partecipazione dei genitori a questi gruppi, che si chiamano appunto gruppi di auto mutuo aiuto, in cui i genitori hanno la possibilità, diciamo, anche di avere uno scambio di esperienze delle proprie realtà, proprio per combattere una delle difficoltà più grandi, che è quella proprio della solitudine, in cui spesso ci si ritrova nel dover affrontare una problematica di questo tipo.